Qui in Lombardia siamo tornati di nuovo in zona rossa, come sappiamo, e per il momento dobbiamo mettere da parte tutti i video di viaggio e l'elenco di posti nuovi che volevamo visitare. Per questo ci dobbiamo dedicare a qualche altro passatempo da fare in casa, come ad esempio la lettura, che è una delle nostre grandi passioni. In questo video vogliamo consigliarvi 5 libri di viaggio, ma non i classici romanzi, ma piuttosto dei libri fotografici, dei grandi atlanti colorati, quei libri da sfogliare per viaggiare stando direttamente seduti sul divano di casa. Il primo è il libro dei viaggi di Lonely Planet. È questo testo enorme, in cui troverete ogni nazione del mondo. In ogni pagina viene presentato uno stato, le informazioni utili come la lingua, il periodo migliore per partire, le cose assolutamente da non perdere e alcune foto simbolo della nazione. Noi abbiamo anche la vecchia versione, questa, che è usata e strausata. A volte per gioco apriamo il volume per lasciar scegliere al destino la nostra prossima meta di viaggio. È ottimo se volete una prima infarinatura generale sul posto in cui state per viaggiare. Le immagini sono davvero belle e vi farà conoscere luoghi nuovi, mai sentiti prima, come Sao Tomi e Principi. Ditemi la verità, voi lo conoscevate? Questo bel librone ecco qui si chiama Mappe. È in realtà un libro per bambini, ma l'ho adorato dal primo momento in cui l'ho visto. È un atlante in cui sulla mappa di ogni nazione sono raffigurati i costumi tradizionali, i punti di interesse e gli animali che vivono nelle varie regioni. I disegni sono a mio avviso bellissimi e ci sono informazioni utili per ogni stato, per conoscere terra e mari e culture del mondo. Potrebbe essere un bel regalo per i bambini, per fargli conoscere un po' il mondo ora che purtroppo siamo in casa, oppure ad adulti come me, che amano questo genere di cose. Tengo particolarmente a questo volume, a lui. L'ho comprato al Salone del Libro di Torino nel 2014, dove Steve McCurry era ospite e dove l'ha autografato. Le storie dietro le fotografie è un libro unico, in cui McCurry racconta le sue avventure e disavventure, aneddoti incredibili della sua vita di fotoreporter. Vengono mostrati documenti, biglietti di mezzi pubblici, oggetti usati da lui in giro per il mondo. Le sue fotografie sono a dir poco meravigliose e da sempre ho una grande ammirazione per il suo lavoro. All'interno potete leggere 14 reportage, tutti da scoprire, per conoscere un po' meglio questo uomo coraggioso. Ve lo consiglio tantissimo. Atlas Obscura è una guida davvero particolare. Non so se la conoscete, io mi sono imbattuta nel loro sito web per caso qualche anno fa. E da allora, prima di ogni nostro viaggio, lo consultiamo per trovare angoli meno conosciuti e bizzarri. All'interno del volume potete trovare luoghi insoliti e misteriosi, naturali o creati dall'uomo, divisi per stato e regioni, il tutto arricchito con un sacco di foto. È davvero interessante, sia per chi come noi cerca posti nuovi da visitare, sia per chi vuole leggere di miti e curiosità in giro per il mondo. Lui è l'ultimo arrivato nella nostra libreria. Guardare i fiori da un cavallo in corsa, un volume bellissimo che mi è stato consigliato. Ripercorre le tappe fondamentali della vita di Tiziano Terzani e i fantastici viaggi verso la sua amata Asia, attraverso foto e documenti inediti. Era in super offerta e non mi aspettavo un libro così bello, con questa copertina fatta di tela. I temi trattati sono davvero appassionanti ed è perfetto per chi apprezza questo grande scrittore e giornalista, oppure chi vuole imparare a conoscerlo meglio. Speriamo vi sia piaciuto questo nuovo video, un po' diverso dal solito.
Se volete, la prossima volta potremo parlare di letteratura di viaggio, o magari di film. Scriveteci nei commenti che cosa ne pensate. Se volete supportarci, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per restare aggiornati con i prossimi video. Grazie mille, alla prossima!